fatta e a tutti ci ormai benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo stati un po' insieme a Chris, insieme a suo padre. Siamo andati al mercatino, abbiamo conosciuto due ragazzi insomma che vanno così all'avventura, allo sbaraglio, che a me non è che mi hanno entusiasmato più di tanto. Siamo tornati a casa e il piccolo Daniel ragazzi ci ha espresso il desiderio di vedere cosa c'è effettivamente dentro quella stanza. Sean era un po' scettico, io ero un po' scettica, però il nostro obiettivo attuale è quello di trovare la chiave per poterla aprire. Sono effettivamente anch'io un po' curiosa, nel senso, cosa ci sarà mai lì dentro? Vabbè, sarà è ovvio, sappiamo che è la camera della madre e quindi magari ci saranno cose che appartengono a lei, i suoi ricordi e tutto il resto. Però cioè da qui addirittura a chiudere la chiave, mo non so se comunque per proteggere la sensibilità dei suoi nipoti che Claire lo fa, però boh, non so. La curiosità ragazzi è comunque parte dell'essere umano, cioè chi è più curioso, chi è meno curioso, però un pizzico di curiosità penso che chiunque un po' ce l'avrebbe, per cui non mi sento di condannare così tanto i ragazzi. La volta scorsa ci eravamo lasciati qui ragazzi e quindi appunto non ci rimane ok che cercare la chiave. Ovviamente il primo luogo in cui la cerchiamo è la camera dei nonni. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Cestino da cucito, non credo sia sharp objects. Bit like Claire. Vediamo allora, cassetto della toiletta. Lo so, è chiuso a chiave pure quel cassetto lì, ma che veramente. Potrebbe essere a sto punto. Io direi prima di tutto di cercare, raga. La biancheria di Claire. Magari l'ha messo lì proprio per questo motivo. Foto di un neonato. Who knew this sweet little muffin would turn into such a Che bello però, hanno una loro foto, ragazzi. Che teneri. Allora, porcellane, foto del matrimonio. Non voglio perdere tempo, sono troppo curiosa. Controlliamo nel comodino. Come on, little key. Don't be shy. Eccola qua. Allora, guardiamo un attimino cosa abbiamo qua. How much more Irish can you be? La Bibbia, ovviamente. Wonder what would have been different if Dad had taken us to church. Che cambiava? Sonniferi. Didn't know Claire had sleep troubles. I guess it kind of makes sense. Non ci rimane che prendere la chiave. Definitely not the one. Vabbè, sarà quella del cassetto della toiletta. Sarà appunto di questo cassetto qua, visto che è chiusa a chiave. Perfetto. E l'altra chiave sarà qua dentro. I'm just looking for a key. Not the crown jewels. Ew. Are these milk teeth? I'm not sure if it's gross or cute. Vabbè, dai, tieni per ricordo. Comunque, no, appunto, la chiave non è qui. Porca miseriaccia, controlliamo in quest'altro comodino. Ok, Steven. Where do you hide this key? La cassetta. I don't really see Steven listening to old school pop rock music. Vabbè, perché no? Solo perché è vecchio. E i denti lì buttati così? Libro? We clearly don't share politics, but at least Steven doesn't preach. Vabbè, qua dentro non c'è niente. Not much to see in here. Non ci rimane che controlla. Chi? I saw grandma go into the room yesterday. It looked like she left something there. Ah, sì? But then she locked the door. Ma did you see where she put the key? I think she put something in her pocket. Yeah, of course. Allora non ci rimane che controllare negli armadi, quello che stavo dicendo prima che Daniel mi interrompesse così spudoratamente. Old stuff. Definitely no hidden key. Niente, sicuro qua. Cioè non ci sono molti altri posti dove può essere. These are Christmas presents? Ui. Let's not tell Daniel. Sì, or he'd freak. Ma non c'è niente qua. Okay, vestiti, Daniel. Vediamo qua. Think hard. What was she wearing? Jeez. I think it was that weird sweater thing. Dude, you're rock. Maglione blu? Qua non so se c'è un maglione blu.
Vediamo un po'. Forse l'ha messo a lavare, però Nope. non credo che Nothing in here. sarebbe così sconsiderata da mettere a lavare un maglione con all'interno una chiave, però qua non c'è più niente, ragazzi. Per cui controlliamo se è Come nei on. panni Where sporchi. is this cardigan? Eccolo qua. No way she wore it. Hey, I think that's the cardigan Claire was wearing yesterday. Come on. Dai, sì, siamo qua apposta. Yes. L'abbiamo trovata? Vabbè, ma io ripeto, cioè, visto che lei ci tiene così tanto a che quella porta sia chiusa, perché, cioè, vabbè, oddio, magari uno forse nell'attimo manco si ricorda che c'ha la chiave nella tasca, però dico, se per uno è tanto importante, cioè, dovrebbe controllarle le tasche di una cosa che mette a lavare. Vabbè, apriamo la porta, ragazzi, è I arrivato il found one momento key, della so verità. it better fit. Just try it. Wow. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? Si è portata via tutto. It's her Buttarle teenage non room. credo. I'm sure she sorted through her things before leaving for Seattle. The rest is probably packed in these boxes. What do you think happened to all the stuff in my room when we left? Saranno ancora lì? I'm sure everything's still there. Non lo so. Like we left it. Ok. Sì, ma non ti mettere comodo. Vabbè, cominciamo a guardarci un po' intorno, ragazzi. It's like she almost never used those. Boh, magari le piacevano le boccette, l'orsacchiotto. I think I remember that one. Karen showed it to me once. Ulysses? Non lo Ulysses. so. Hey Daniel, check this out. His name is Ulysses. Like the hero? I guess. So cool. Frughiamo un po', frughiamo, You guardiamo un want to po' forget le anything scale. related to Karen? I can relate. Non saranno manco loro Hi, contentissimi. Ulysses. Vediamo un po' le foto di famiglia. They looked happy. How could she send all of this to hell? Va a sapere, insomma, foto. These pictures are so random. C'è foto di cose a caso in pratica. Poesia. Yeah, you finally left forever. Coward. Madonna, lui ce l'ha proprio, eh? Ce l'ha proprio. Come biasimarlo, ragazzi? Infatti, l'ultima frase è: sopra il fiume mi ritrovo ad andarmene per sempre. Ai ai ai. Is that an amethyst? She was into New Age bullshit. Vabbè, che c'è di male? You were a friend of my mommy's? Oh. I hope she took good care of you. Ma sicuramente, apriamo il baule. Quanti ricordi, ragazzi, di una persona che se n'è andata, infatti. Karen liked to She take take you with pictures of her when she strangers went when on we walked trips? down the streets. Scarponi da No wonder my Never mom loved it so been a big much. fan of hiking. But here I was, Occhiali walking my way preghiesi. down to Mexico. Infatti, vedi. I think I saw a moon eclipse once, before Daniel was Not born. that fluffy anymore, little Fatti bear. mia Karen rotella. was still with. I miss my skateboard. And going to the park with Lila. Vabbè, la vita gli è stata stravolta, ragazzi, a sti ragazzi da un momento all'altro, manco da un giorno all'altro, proprio da un momento all'altro. I think it's not plugged. Vabbè, porta CD. This playlist is boring as hell. Ci credo, non ce n'è manco uno di CD, ce ne sono due cacati così. Lettera. Oddio, speriamo non sia niente di troppo Man, emotivo. that pen pal sure loved listening to her own voice. Perché che dice? Amica di penna preferita, Emma. Quando ancora ragazzi ci si scriveva le lettere, mamma mia, tanti anni fa. Adesso è una cosa che non esiste praticamente più. Guess the no phone rule wasn't such a thing back then.
Lampada. Incisione. Well, figures Karen was already looking for an exit. Spegniamola pure. Qua, vecchio gioco da tavola. I don't recognize any of these games. Vabbè, grazie, saranno molto più vecchi di te. Libro. Hope you enjoyed your trips, so you didn't bail on us for nothing. Libri. Read a lot of these in the 10th grade. Yawn. Vabbè, perché dovremmo attaccare lo stereo e fare così casino? A parte che dovremmo richiudere tutto, lasciare tutto com'era. Però, vabbè, visto che c'è l'opportunità, ragazzi, di interagire con la presa, facciamolo. Ok, quindi adesso lo stereo dovrebbe funzionare. The fuck is wrong with this? Oh, hiding spot. Huh? Smart. So, Karen was already serious about running away. A quanto Why pare did you sì. wait that long? Sali quando vuoi, scendi dove vuoi, da Portland a New York City. Abbiamo raccolto un souvenir. A quanto pare, ragazzi, vabbè, lo stereo non funziona, quindi ci sta poco da fare. La madre proprio non sopportava l'idea di continuare a vivere in questo posto. Evidentemente non le piaceva l'ambiente, non le piaceva niente di qua. Lettera A, era sotto il pupazzo. Why would Claire lock these up in here? Oddio, l'avrà spedita tipo negli ultimi giorni? Forse è questo quello che ha lasciato nella camera? Is that for mom? Huh? Let me see. Daniel! Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What? Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out in this case. I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh, shit. No. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly ransacking our house while we're at church? Oh, merda. Well, is that all you have to say? Claire, please, calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I just wanted to see my mom stop. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Che significa? What's that supposed to mean? Maybe Esteban lets you boys do whatever you want, but that's not how things work here. We have rules and we have limits. Siamo parte della famiglia. Jesus! I thought we were family. Not prisoners. Well, maybe without us you might be. Maybe you could show a little more gratitude. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that going through our stuff. Our personal belongings. Well, that shows you don't respect us. Then you act like I'm the bad guy, after what we've done for you. I knew something like this might happen. Maybe you two staying here wasn't such a good idea.
Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Steven! Oddio, oh, no! Get no! Goddamn thing off me! Oddio, vi prego, Steven, fate qualcosa, no! Vi prego! Hold on, honey, we'll get it off! Oddio! No! Stop! Perché? Perché? Oddio, fate qualcosa, oh! Non so, ragazzi, se solo con la forza fisica saremo capaci di sollevarlo. Io glielo faccio usare, mi dispiace, ma è una situazione di emergenza. Non possiamo... Niente. Do it, Daniel! Now! Do what? What's going on? Aspetta. Oh, Lord, what are you doing, Daniel? Oddio. Adesso sì che la volta buona che ci manderanno via. Oh, my baby, Stephen, are you okay? Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Maybe. It was a miracle. Oh, thank you, Lord. Oh, no. Steven? Claire? Merda. Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. Ecco fatto, a posto. Porca vacca! What are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. So sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for your brother, Sean. Yes. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel, wait for me while I go. Wish we could. You better come back. Hold on a second. Here. This is your cape. You're the real superhero. Thanks, Triss.
That's super cool. Like you. Daniel, let's go! Take the Troll Forest shortcut. It's right through there. Nobody will find you. Chris? You rock. Goodbye, Captain Spirit. See you around, Super Wolf. The Spirit Squad will stay united forever. Whoa! Che palle, raga. È successo tutto insieme. Ci hanno beccati nella stanza di nostra madre. Stephen stava per rimetterci la pelle. Ed è arrivato lo sceriffo. Bam, bam, bam. I feel like a fate superhero. No, Chris okay. Was so sad when he found out that... He had to find out anyway. Before he did something... dangerous. I know. I just feel sorry for him. Don't be. No matter what happened, I think you guys will always be friends. I hope. Sean. I'm tired of running away. I don't want to be a superhero anymore. You don't have to use your power if you don't want to. I know, but sometimes I can help, and how do I know when to use it? You don't. You can only trust your guts and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See, Mom? No way, man. We don't need her, okay? But... She said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on... We make our own rules. Look, I even got your present. Oh. Merry Christmas, Enano. For real? But it's in 2 weeks. Who cares? Dates are boring. Here. Oh. Whoa, it's super cute. Early Christmas is the best. Hey, I got something for you too. I wanted to finish it, but we're doing it now, so. Oh, man. That's so cool. Hey, listen. There's a ride. Come on, all aboard. Non è facile comunque saltare su un treno in corsa. Non è facile.
Ok, non sentiamo più niente perché è ovvio che sarà iniziata una canzone coperta da copyright, almeno credo, a meno che... Ah, ok. È finito. Quale episodio? Ah. Che dire, raga, è stato un episodio comunque molto interessante perché insomma ci ha fatto vivere diverse fasi, nel senso che all'inizio ci ha fatto appunto capire che comunque Daniel e Sean hanno cercato di arrangiarsi per un po' di tempo da soli, si sono trovati un rifugio, chiamiamolo così. Sono comunque riusciti a sopravvivere nonostante tutto, però è arrivato un momento in cui purtroppo hanno per forza, ragazzi, avuto bisogno dell'aiuto di qualcuno e fortunatamente Sean si era ricordato appunto di dove vivessero i propri nonni, per cui sono andati da loro e comunque nonostante tutto, nonostante la severità di Claire, la sua durezza, eccetera, ragazzi, è stato un bel momento da vivere, da passare comunque insieme perché hanno ritrovato i loro nonni che si sono dimostrati tra l'altro molto molto appunto disponibili ad accoglierli. E nonostante tutto, nonostante la rabbia, ragazzi, degli ultimi momenti, rabbia attraverso la quale comunque si dicono sempre magari cose che non si pensano, si sono dimostrati di essere comunque attaccati a noi. Quanto appunto anche Claire ci ha detto alla fine, vorremmo che poteste restare, però io avevo immaginato già dall'inizio che per forza di cose, per qualche motivo, avremmo alla fine dovuto andarcene via, ragazzi, perché quella non poteva essere ovviamente la soluzione finale a tutto. Per cui, nonostante potremmo metterci in contatto con nostra madre, probabilmente, la quale comunque era sparita, li aveva abbandonati, infatti Sean prova un grande risentimento nei suoi confronti. Nonostante questo, appunto, Sean continua ad essere fermo sulla propria decisione di andare comunque in Messico, di andare a Puerto Lobos, anche perché, ragazzi, comunque rimanendo in America loro continuerebbero ad essere ricercati. E il punto, ragazzi, rimane sempre quello: come possono, come potrebbero comunque continuare a vivere una vita da fuggiaschi, insomma, costretti comunque a nascondersi? Cioè, sarebbe secondo me comunque un'idea impensabile, perché cioè non è una vita dover essere costantemente nascosti, non poter fare le cose che tutti i ragazzi normali fanno, tipo andare a scuola per esempio, per dirne una. Sarebbe secondo me veramente impensabile, per cui l'idea fissa di Sean è quella di andare in Messico, perché magari lì appunto hanno la famiglia comunque del padre e lì magari potrebbero dare inizio ad una vera nuova vita. Quindi, che dire, io sono insomma molto contenta di questo secondo episodio, mi è piaciuto. Abbiamo avuto la possibilità anche appunto di incontrare, di avere a che fare con Chris, che avevamo già conosciuto. È stato molto interessante anche insomma questo accostamento qua. Ok, siamo alla fine. Dei titoli di coda, vediamo quali scelte abbiamo effettuato, ragazzi, nel complesso anche insieme agli altri giocatori. Io e il 53% degli altri giocatori abbiamo lanciato la palla di neve su Daniel. Io e il 59%, ragazzi, degli altri giocatori siamo intervenuti, abbiamo fatto scappare il puma. Quindi appunto non lo abbiamo ucciso. Io e l'89% degli altri giocatori abbiamo pregato insieme a Claire e Daniel. Io e il 54% dei videogiocatori abbiamo finto di non sapere niente riguardo il superpotere di Daniel. Io e il 17% non abbiamo aiutato con le faccende domestiche rimaste. Ah, mizzica, cioè sono proprio, cioè, è andata così, è passata così nella mia mente, cioè, non lo so, ho fatto soltanto il bucato. Io e il 76% dei videogiocatori abbiamo detto a Daniel che abbiamo fatto bene a salvare Chris. Io e il 56% dei videogiocatori non abbiamo usato il portatile di Steven per accedere al nostro profilo. Io e il 65% dei videogiocatori non abbiamo usato il telefono per chiamare Laila. Io e l'82%, ragazzi, non abbiamo guadagnato la fiducia di Chris. Che strano, perché se avessimo guadagnato la sua fiducia, ragazzi, ci avrebbe parlato di suo padre. Sono molto, insomma, delusa da me stessa per questa cosa, perché, insomma, speravo appunto di riuscire, a quanto pare non ci sono riuscita.
Io e il 45% dei videogiocatori abbiamo chiesto a Daniel di non mentire più a Chris riguardo al suo potere. Che strano, raga, sono nella minoranza perché la maggioranza ha scelto di invece non far dire nulla a Chris. Mannaggia, perché, cioè, non so, gli altri videogiocatori non hanno pensato che appunto mentirgli avrebbe potuto essere pericoloso, non lo so. Io e il 55% non abbiamo ascoltato la canzone di Cassidy per intero. Io e il 44% dei videogiocatori non abbiamo disegnato per Chris. Io e il 53% abbiamo comprato un regalo di Natale per Daniel. Io e il 93% non ci siamo immischiati nei problemi di Charles. Io e l'82% dei videogiocatori abbiamo lasciato che Daniel usasse il suo potere per aiutare Steven, e così non gli è fatto male, non gli abbiamo fatto male. Perché se no, ragazzi, però a quanto pare Steven non sarebbe morto, sarebbe fatto solo male a una gamba. Vabbè, io sono contenta lo stesso di quello che ho fatto. Oh mio Dio, che sto leggendo. Allora, io e il 21% dei videogiocatori abbiamo, insomma, ci siamo comportati in modo da far sì che il poliziotto non ci inseguisse, che Chris ci aiutasse a scappare. A quanto pare, ragazzi, in un'altra occasione Chris ci avrebbe aiutati a scappare quanto noi eravamo inseguiti dal poliziotto e sarebbe stato investito da un'auto, raga. Però, insomma, cioè, farci vedere ste scelte praticamente sono spoiler, perché comunque se io appunto non avessi visto mo ste scelte qua non avrei saputo che cosa sarebbe potuto succedere, e magari rigiocandomelo avrei potuto cogliere la sorpresa in un altro modo. Quindi questo comunque è uno spoiler. Però, madre mia, per fortuna, raga, sono contenta che non sia successo nulla a Chris, davvero. Daniel ha smesso di dire parolacce. Perfetto. Daniel ha perso ai dadi. Ah, siamo nella minoranza però. Daniel non ha ucciso il puma. Daniel non ha potuto seppellire Funghetto, ovviamente. Daniel ha accettato di pregare. Daniel non ha voluto riordinare la camera. Ok, anche nel 72% dei casi. Daniel ti ha obbedito e ha detto a Chris la verità riguardo al suo potere, perché a quanto pare, ragazzi, avrebbe potuto non obbedire anche. Avrebbe potuto decidere di continuare a mentirgli. Meno male per come è andata allora. In generale non abbiamo incoraggiato Daniel a usare il suo potere, e Daniel non ha dovuto salvare Chris, perfetto, dall'incidente con la macchina. Meno male, raga, veramente, vi ripeto, sono contentissima che non sia successo nulla a Chris. Daniel quindi non ha dato la colpa a nessuno, dato che Chris non si è fatto niente, ovviamente. Daniel ha gradito i suoi regali di Natale anticipati, perfetto. Vabbè, fondamentalmente non è andata poi così male a noi, per fortuna. So, this is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up! They don't! Raga, come on. È erba. I'll show you around. Oddio, cioè, fammi capire. I parenti dei due ragazzi coltivano erba? Coltivano marijuana? Ma che famiglia è? Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Cioè, che cosa ci aspetterà? Non lo so. Perché ci mancano ancora la bellezza di 3 episodi, ricordiamocelo. Per cui potrebbe succedere di tutto e di più. Madonna, raga. Vabbè, allora, che dire, io vi ripeto, sono stata entusiasta di questo secondo episodio. Questo filmato finale ovviamente mi fa aumentare l'hype alle stelle, ragazzi, perché a sto punto sono veramente troppo curiosa di sapere cosa diavolo succederà. Perché, ragazzi, ovviamente saranno riusciti ad arrivare in Messico, questo era chiarissimo. Non so, ditemi la vostra, raga. Questo video e questo secondo episodio terminano qui. Grazie a tutti, un bacione. Un budosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!